Il tempo, la brevità del tempo mi sarà utile scusa per semplificare. No? E io credo che una battaglia come quella di Carte in Regola, che insomma, è finita appunto con contrastare e ridurre questa attività distruttiva della giunta Alemanno, sarebbe stata, insomma, i giornali, i media avrebbero dovuto forse, voglio dire, reclamizzarla di più, nel senso che siamo tutti pronti a parlare dei mali che ci sono a Roma, ma poi quando succede qualche cosa finalmente di buono, questo sembra gratis, insomma. Vabbè, fatta questa precisazione, io dirò alcune cose brevissime che ho già detto a un convegno che c'è stato ieri su Roma, al Macro, e cioè di questa città si può dire tutto, una cosa è il contrario, insomma, è bellissima, è sporca, è affascinante, come dire, tant'è vero che qualche anno fa Filippo Laporta scrisse un libro, Roma una bugia, per dire che a Roma, voglio dire, di Roma si può raccontare qualsiasi cosa, insomma. Allora, passo subito al problema. Si sente spesso dire, anzi quasi sempre dire, che questa città si fa un paragone per quanto riguarda lo sviluppo di Roma, diciamo l'efficienza della città. Il paragone viene fatto sempre con Milano, no? Voglio dire, Roma sembra avere un deficit di modernizzazione, cioè rispetto a Milano, moderna, lanciata verso il centro d'Europa, eccetera, eccetera, Roma, voglio dire, sembra una città, viene descritta, viene pensata anche come una città provinciale che ha perso il passo con questa modernità, insomma. Modernità che significa velocizzazione, efficienza, efficientismo, essere ai primi posti nella rete, nella graduatoria mondiale della finanza. Io devo dire, ho detto ieri, perché si fa sempre il paragone con Milano e non con Napoli? Perché a me sembra, voglio dire, per le cose che ci diciamo, l'accoglienza, la qualità di certe relazioni, eccetera, Milano e Napoli, soprattutto in questi ultimi tempi, da molto tempo, da gran parte di tempo, insomma, sia una città, voglio dire, che è tutta da invidiare, nel senso che questa Milano poi, che è piena di grattacieli, di architetture, di boschi verdi, boschi verticali, cioè, ma insomma, a me sembra piuttosto un'immagine un po', come dire, esaltata, ma che in realtà, come dire, per quanto riguarda appunto, dicevo, le relazioni, cioè, forse il paragone dovrebbe essere fatto con un'altra città. E vengo subito al dunque. Qualche anno fa scrissi un articolo in cui dicevo Roma è una giraffa. Cioè, allora, la giraffa si può guardare sotto due punti di vista. È un animale anomalo, c'è un'anomalia. Pensate se dovete fare una camicia alla giraffa, insomma, è complicato. Cioè, non è moderna, voglio dire, no? Perché non si può mettere in nessuna parte, cioè, spunta sempre fuori. Oppure, voglio dire, si può considerare un animale diverso, un animale che ha una sua bellezza, eccetera, insomma. Allora, noi, se Roma non giraffa, noi guardiamo sempre Roma come un'anomalia. Intendiamoci, o è sul serio, perché non funziona niente, è inutile stare a fare adesso l'elenco infinito delle cose, fino agli autobus che si autoincendiano, questo è vero, ma per il momento lasciamo stare questa cosa, cioè facciamo finta che ci sia un'amministrazione, insomma, che non è quella attuale, ecco, diciamo così, che non a Bruxelles, che a parte la piazza c'è solo le patatine e non so che altro di interessante, insomma, a parte la piazza. Ma voglio dire, ecco, allora, perché non indirizzare un'attività progettuale, adesso diciamo in senso lato, verso il potenziamento di questa risorsa di Roma, cioè questa vocazione,
questa solitudine, questo per esempio non essere assolutamente una città razzista. Qualcuno dirà fino a poco tempo fa, ma io non credo che quei fenomeni siano fenomeni diffusi, sono fenomeni molto manipolati dai media, eccetera, insomma. Faccio un esempio, una figura emblematica, un personaggio emblematico romano è Aldo Fabrizi, insomma, che non è certamente un razzista, è uno che, voglio dire, vede la realtà un po' cinico, un po' estrione, un po' disincantato, eccetera. Ma questo è un po', io non voglio parlare di genius loci, lasciamo stare questa parola, ma dico, se c'è una vocazione non è certo quella di diventare Milano, Dubai o Barcellona, eccetera. Allora accogliamo questa, prendiamo questa come risorsa. Questo è il discorso. Così come il centro storico, mi sembra di capire, mi dispiace per De Lucia, mi dispiace, ma qui non c'è speranza che qualcuno riporti un po' alla luce questo progetto, insomma. È decaduto, però c'è un'altra permanenza a Roma molto forte, che è la corda anulare, che sul piano regolatore non esiste. Non esiste il piano regolatore, non esiste, cioè, c'è una strada, insomma. Ma la corda anulare non è soltanto una strada, non è più soltanto una strada, anzi, voglio dire, ci sono fatti anche dei film, no? Una città, possiamo dire una città lineare, voglio dire un insieme di attività informali, di piccole industrie, di piccoli artigianati, di case abusive, eccetera, eccetera. Ma però, voglio dire, è uno dei pochi segni su Roma, perché altri non ce ne sono, a parte il tridente di Pio Vinto, sì. Voglio dire, bisogna risalire a quell'epoca per ritrovare qualche segno, insomma. Allora, io, insomma, tutto questo per dire che in questo desiderio di imitazione c'è molta retorica. Roma è sicuramente una città che non ha bisogno di farsi il trucco, di imbellettarsi, eccetera, eccetera. Non ha bisogno, questo lo sappiamo tutti, perché possiede delle cose che nessun'altra città possiede. Non voglio fare un discorso reazionario, può sembrare un discorso un po', che stai dicendo, lasciamo stare le cose così come sono, non voglio dire questo. È semplicemente per contrastare quell'altra retorica che le città o sono un po' smart o sono un po', o hanno un bosco verticale, non capisco perché non, secondo me è meglio un bosco orizzontale, a me, anche perché io non mi arrampico più sui muri, insomma, come l'uomo ragno, quindi allora questo è una cosa che bisognerebbe forse dire non a questa amministrazione, per carità, che non capisce manco che abbiamo avuto qui un'amministrazione. Io mi ricordo di Alemanno, quando pensavo Alemanno diventato sindaco il giorno dopo, pensavo che Alemanno si fosse svegliato e avesse detto, oddio che è successo, adesso mi tocca fare sul serio il sindaco, perché ci ha messo forse qualche giorno per capire che era diventato sindaco, perché non se l'aspettava, perché la storia di Marino, voglio dire, ha contribuito non poco a questo. Vabbè, tutto